Per capire Amazon dobbiamo capire il suo fondatore, Jeffrey Preston Bezos, e le sue origini. Il nonno di Bezos era un dirigente della Commissione Energetica Atomica Americana, mentre il padre di Bezos lavorava per la Exxon, una delle più grosse compagnie petrolifere del pianeta. Come potete capire, insomma, Bezos aveva delle umilissime origini, così umili che suo padre era un baby pensionato che passava il tempo con la famiglia nel loro ranch di centinaia di migliaia di acri. Studiò ad una umilissima istituzione, ovvero sia la Princeton University, e una volta laureato lavorò umilissimi lavori come quello di banchiere. Ma il suo sogno, quello di Bezos, era di essere un imprenditore e fondare il suo business, e lo fondò tutto da solo. Ebbene sì, tutto da solo, con il minuscolo aiuto di $300,000 dei suoi genitori. La classica paghetta, tutti noi l'abbiamo ricevuta. Con queste umilissimissime origini, lui fondò Kadabra, che voleva chiamare Relentless, ossia inarrestabile, mamma mia, ma poi rinominò Amazon. Che cosa doveva fare Amazon? Semplice, un negozio online di libri. Che forse è un pochino ironico, se si pensa che l'Amazzonia è piena di alberi e per fare i libri devi tagliare alberi. Oh, niente critiche al fare libri, per carità, anzi, viva l'istruzione, semplicemente fa sorridere, visto che Amazon emette ogni anno decine di milioni di tonnellate di CO2. L'azienda crebbe, ordinare libri online era più comodo che andare in un posto fisico e il catalogo era sempre completo, e così Bezos iniziò a puntare a vendere altre cose. Amazon divenne un negozio virtuale, puoi comprare tutto qui dentro e lasciare una recensione per il prodotto, e ognuno si può aprire il suo negozio dentro Amazon. Questo si chiama platform capitalism, in cui le aziende ora vogliono o comprare le altre aziende, oppure ricevere una fetta dei profitti delle altre aziende, creando una piattaforma in cui le altre aziende devono stare. Facebook è una piattaforma, Windows è una piattaforma, Amazon è una piattaforma, e tra l'altro con il Fire Stick, una pennina che trasforma una TV in Smart TV, Amazon vuole entrare anche nel campo delle piattaforme dei sistemi operativi, in rivalità con Chromecast di Google. E come Amazon come sito? È ok. È ok, non è niente di rivoluzionario. eBay è molto meglio, sia per l'usato, sia per la possibilità di fare aste e per mercanteggiare il prezzo, e infatti Amazon non permette PayPal. E il sistema delle recensioni di Amazon lascia un po' a desiderare, perché tra bot e tizi che lasciano dei premi per le recensioni positive ai loro prodotti. E soprattutto su Amazon ci sono parecchi prodotti contraffatti, specie tra i libri. Quando Amazon era ancora piccola, Microsoft ci ha pure investito di sopra, vedendone il potenziale. Amazon, per aumentare la sua crescita, ideò due stratagemmi. Il primo è il programma di affiliazione, con cui chiunque può mettere dei link personalizzati a prodotti Amazon, e se qualcuno ci clicca e compra, chi ha messo il link riceverà un compenso. Il secondo è il Prime. In pratica, pagando un abbonamento mensile, si ottiene la spedizione gratis su alcuni prodotti. Ora, come ha fatto notare il buon Adam Conover, non esiste spedizione gratis. Non esiste fisicamente una cosa chiamata spedizione gratis. Qualcuno ha spedito quel prodotto, ergo qualcuno ha dovuto pagare la spedizione di quel prodotto. Spedizione gratis vuol dire quindi o che la spedizione la stai pagando comunque, semplicemente come sovrapprezzo sul prodotto, oppure che la spedizione gratis è il Prime stesso e allora non è gratis. Però molti pensarono che convenisse il Prime, e questo li incentivava ad usarlo, perché una volta che ho il Prime devo comprare cose su Amazon, un circolo. E per incentivare l'abbonamento al Prime nacque Prime Video, un Netflix per gli abbonati. Amazon si è comprata, per ottenere parecchi film e produzioni per Prime Video, la MGM. La MGM è la Metro-Goldwyn-Mayer, ossia uno degli studio spionieri di Hollywood. Venne fondata perché la Metro possedeva i cinema, ma non aveva film di qualità, e così comprò la Goldwyn per le produzioni, e la Mayer per gestire le produzioni stesse. Che carini, i primi monopoli verticali di Hollywood. Nei suoi primi anni la MGM era estremamente produttiva, 100 film in soli 2 anni. Se avete visto i video del mio amico 151EG, saprete che la MGM aveva la reputazione di prendersi i licenziati di altri grossi studios, tra cui Hub Iwerks della Disney.
ma gradualmente la MGM iniziò ad andare in crisi, dovendo anche riciclare molti suoi assets in vari film. L'azienda negli ultimi anni era pesantemente indebitata e il chiodo sulla bara l'ha messo il Covid, che ha ammazzato i guadagni dei cinema e ha aumentato la scalata dei servizi di streaming, tanto che fu comprata proprio da uno di questi in un certo senso. Tra le produzioni MGM ci sono Ben-Hur, la saga di Rocky, Nim, Robocop e alcune produzioni della famiglia Adams e lo Hobbit. Mica cavoli, insomma. Ma ci torniamo tra poco su Prime. Ora, secondo voi, il buon Bezos, con tutti questi soldi che ha fatto, che cosa ci ha fatto? A. Donarli ai poveri e ai bisognosi che non hanno avuto le sue opportunità e rimanere comunque ricchissimo. B. Investirli per migliorare l'azienda e aumentarne in qualche modo l'efficienza e l'offerta. C. Pagare meglio i suoi operai. D. Comprarsi tutti i suoi rivali più piccoli strangolando la competizione creando un monopolio? E la risposta è D! D! La C proprio mai, visto che citando fonte enciclopedica, quando Amazon rischiò la bancarotta perché spendeva troppo, Bezos fece licenziare il 14% dei suoi impiegati. Pensate quanti padri e madri di famiglia hanno pagato perché lui ha calcolato male. E così Bezos divenne l'uomo più ricco del pianeta, superando Bill Gates e ottenendo un net worth di 214 miliardi di dollari. Un singolo essere umano. Amazon è la prima compagnia su internet in termini di guadagno. Oggi Bezos è il secondo essere umano più ricco, ma è così ricco che il suo network è superiore a diversi mercati nazionali. Interi paesi! Bezos è così ricco che quando ha divorziato da sua moglie, la moglie è automaticamente diventata la terza donna più ricca del pianeta. Bezos è così ricco che ha comprato un valore di 500 milioni di dollari in case, così tanto che ha fatto alzare il prezzo delle abitazioni. Signori, signori, il capitalismo non è un sistema sano di mente. Lo dovete capire che se un singolo essere umano ha così tanto denaro nelle sue mani da far tremare i prezzi delle case, non è un sistema sano. Non è sostenibile. Ora, prima di proseguire, dobbiamo parlare di un concetto, l'enshittification, o merdificazione in italiano. In economia, l'enshittification è il fenomeno capitalistico secondo cui un'azienda peggiora, invece di migliorare, con il tempo, i suoi prodotti, per massimizzare il profitto, e non teme il fatto che i suoi rivali possano contestarlo facendo di meglio, perché sfrutta una posizione di dominanza, che le dà maggiore visibilità e le permette costi comunque più bassi, o persino di andare in perdita per un po', cosa che le aziende piccole non possono permettersi, e comunque può comprarsi la competizione. Bello il capitalismo etico, eh? Sia perché la stessa competizione in realtà la imita, fanno cartello. Quindi tra qualità e profitto le aziende scelgono sempre il profitto. E voi potreste chiedervi, scusa Morte Bianca, ma perché farlo? Perché peggiorare il tuo servizio per due spicci in più, se il tuo business già funziona? Le ragioni sono due. La prima è che i capitalisti, tendenzialmente, sono avari. Quindi se io faccio 2 miliardi l'anno, perché non farne 4? Perché non farne 8? Il secondo motivo sono gli investitori. Loro vogliono investire solo in aziende in crescita, non aziende sempre uguali. Se un'azienda non cresce, la abbandonano. Quindi pure se un business funziona benissimo, deve comunque tentare di guadagnare ancora di più, ancora di più, ancora di più. Il capitalismo non si accontenta mai. Ed è per questo che tutte le aziende, prima o poi, esaurite le idee, si ritrovano a fare le solite tre cattiverie. Aumentare i costi, diminuire gli stipendi dei lavoratori, comprare la competizione e in generale spremere i clienti. Sono quattro le cattiverie. Enshittification, ossia come il capitalismo matematicamente rovina tutti i suoi prodotti. Vi ho già parlato di come la riparazione dei prodotti è resa più difficile dal capitalismo, che invece favorisce l'obsolescenza programmata. Perché fare un prodotto che dura quando posso fartelo ricomprare? E ora parliamo di come Amazon, e in particolar modo Prime, si è enshittificato. Prime con il tempo divenne sempre meno valido, sempre meno prodotti erano coperti dall'offerta e spesso Amazon di default selezionava l'opzione più lenta per la spedizione, nonostante tu paghi per il contrario.
Oltre ciò, Prime una volta ti garantiva di avere tutto il catalogo Prime Video. Ora non più, ora ci sono dei canali extra a cui aggiungere pagamenti mensili per espanderlo, i DLC di Netflix. Ma ok, se paghi Prime e basta, comunque hai tutto il catalogo del Prime, semplice, senza pubblicità, no? Non più, adesso per quello che prima pagavi, e che è sempre uguale, ricordiamolo, il catalogo è sempre lo stesso, ogni mese vengono aggiunti film, anche prima era così, adesso ti devi subire le pubblicità. Paghi e adesso devi anche subire le pubblicità. Anche Netflix ha subito questa cosa, però almeno Netflix ha avuto la decenza di fare un tier più basso con le pubblicità, mentre se tu stai pagando il prezzo base, senza pubblicità, continui ad avere zero pubblicità. Prime no, tu paghi per non avere pubblicità? Bene, o aumenti o ti becchi la pubblicità da adesso. E così va a finire che una cosa che prima conveniva, adesso si alza di prezzo per via dell'inflazione, strano visto che gli stipendi dei lavoratori restano stabili, mentre quelli dei CEO si alzano, tutta una coincidenza. Poi fanno pagare le tasse, a te, mica a loro giustamente, quindi sovrapprezzo per le tasse, poi ti fanno pagare il servizio, e poi la spedizione, che però dovrebbe essere il servizio, quindi che cazzo sto pagando con il servizio, e poi hanno pure la faccia di chiederti la mancia. And shitification. Eh sì, questo pezzo del video è ispirato a quello di Mr. Who's the Boss. Anche perché, diciamoci la verità, ormai disiscriversi da un sito è un'impresa per la quale ti serve un cazzo di avvocato. Perché ci sono 30.000 click, ma sei sicuro? Ma sei sicuro? Ma ti possiamo offrire? Ma oh, me ne voglio andare! Però un solo click per abbonarti. Le coincidenze, è tutta una coincidenza, vostro onore. Un altro esempio di and shitification è Twitch. Twitch venne comprata da Amazon per tentare di rivaleggiare con la gigantesca YouTube. Non è la prima volta che Google e Amazon si scornano a vicenda. Amazon si era rifiutata di vendere i prodotti di Google che rivaleggiavano con lei. Home rispetto ad Echo, i Pixel Phone rispetto ai suoi Fire Phone, e Google a sua volta ha impedito il funzionamento di YouTube sulla Fire TV, sempre citando fonte enciclopedica. Per boostare Twitch, Amazon gli diede come pubblicità la connessione a Prime. Chi ha Prime può donare senza pagare niente. Cioè ogni mese puoi scegliere un creator e quel creator riceve da Amazon dei soldi senza che tu debba pagare niente. Addirittura Amazon tentò di rivaleggiare con Steam creando un suo store per i videogiochi, il Twitch Game Store, e collegato al gioco che c'era in quel momento in stream, e un suo launcher, cioè Amazon Games. Fallì miseramente il primo. Le premesse però di Twitch erano già negative. Fa tutto quello che fa YouTube, le live in stream, ma un sacco di cose che YouTube fa, Twitch non le fa. Tipo il lato dei commenti, il poter notificare la community. Quindi Twitch era una versione castrata di YouTube. Ma ok, qualcuno ha preferito Twitch perché è più specializzato nelle live. Inoltre qualcuno pensava che Twitch fosse l'albero della cuccagna. Ricordiamoci com'era YouTube in quel periodo. In piena apocalypse, il copyright, la demonetizzazione, mentre il motto di Twitch era «Qui si può fare tutto!». E così, sicuramente ve lo ricorderete, mi darete ragione nei commenti, un botto di creators si spellarono le mani in applausi verso Twitch, dicendo che Amazon era la salvezza dell'umanità e dicendo che sarebbero andati nella piattaforma viola e non sarebbero più tornati su YouTube. E io stavo zitto, guardandoli, perché sapevo già cosa sarebbe successo. E così un botto di gente andò su Twitch, abboccando alla trappola. Perché ragazzi, non esiste l'albero della cuccagna. Non esiste il sito dove non c'è copyright, dove non ci sono norme, dove non ci sono regole. Ogni sito segue questo ciclo. Prima fase, il sito nasce da un gruppo di intellettuali nel loro garage che vive di ideali, di libertà, di lottiamo contro i siti giganti, noi siamo l'alternativa. Seconda fase, un botto di gente arriva e produce un sacco di soldi nel caos. Terza fase, tutti questi soldi sono fatti violando il copyright, attirando chi possiede quel copyright, tutti questi soldi fatti su cose controverse che attirano scandali, e il sito così inizia a punire tutti quanti. Quarta fase, il sito, ormai comprato da un grosso colosso, deve iniziare a spremere i suoi utenti, mettendo il profilo in primo piano e la qualità in ottavo piano. Ed è questo che sarebbe successo, ed è successo puntualmente, con Twitch. Prometteva un luogo libero dalle censure, libero, che avrebbe fatto competizione a YouTube? La realtà si rivelò un po' più complessa.
Twitch sin da subito perse la guerra contro YouTube, perché i contenuti erano solo live, e le live dopo pochi giorni venivano rimosse. Ergo, la gente metteva le proprie live migliori su YouTube, dove rimanevano a mo' di magazzino. E più che produrre contenuti propri, parecchi Twitcher preferivano parassitare sui contenuti altrui, facendo la cosa più becera, insulsa e meschina che un creator possa fare: le reaction ai contenuti di un altro creator. Quindi Twitch, invece di rivaleggiare con YouTube, finì per potenziare YouTube. Inoltre, essendo basato sulle live, il sito scoraggiava le nicchie, favorendo le tendenze. Tradotto: come per la televisione, vince chi è già di moda, chi è già grosso. Per questo su Twitch, oggi come allora, è difficilissimo partire da zero come ninja. La maggior parte di coloro che ha successo su Twitch sono YouTuber, TikToker, Instagrammer, altre persone già famose che portano la loro fama su Twitch. Twitch dunque divenne ben presto un business secondario. Non solo, la monetizzazione di Twitch è pessima. Ottenere la monetizzazione su YouTube è più difficile che in passato, però è sempre ammissibile. Ma io ricordo quando ho aperto Twitch. La cazzo di fatica per riuscire ad ottenere la monetizzazione. Devi streamare un sacco di ore, devi fare un sacco di views in un mese, e se il mese scatta e non ce l'hai fatta, devi ricominciare da capo. Questa è una piattaforma che, consapevolmente o meno, incoraggia il burnout. Di nuovo, non è come YouTube. Non è un sito dove, ehi, il tuo video di 8 anni fa è appena esploso e ora sei famoso. No, qui devi essere sempre sul pezzo. Il tuo video bellissimo è sparito, non conta più un cazzo. Per non parlare del fatto che il livello più intimo con Twitch era parecchio esclusivo, con divieti severissimi di streamare con la competizione. Poi l'hanno tolta sta cosa, eh? Twitch venne anche criticata per la sua ipocrisia. Affermava di non essere un sito porno, eppure c'erano diverse Twitcher che facevano veri e propri bagni praticamente seminude. C'erano influencer che spacchettavano carte Pokémon alla ricerca di quella rara da rivendere. Chiamasi incoraggiare il gioco d'azzardo con un pubblico di minorenni a casa mia, perché questo è gioco d'azzardo, fateci caso. Le parolacce, l'odio razziale, chi più ne ha più ne metta, Twitch era diventata una pattumiera. Infine Twitch iniziò a dover far rispettare quelle regole che YouTube faceva già rispettare. Solo che, mentre YouTube aveva una grande esperienza, Twitch era inesperta. E quindi mentre YouTube valorizza comunque la community, Twitch valorizzava la tendenza. Arrivano ogni mese nuovi influencer a sostituire le perdite. Questi due aspetti si sono tradotti in una differenza di approccio. Su YouTube hai fatto una cazzata? Bene, puoi perdere la monetizzazione di un video. Puoi avere quel video bloccato. Puoi ricevere uno strike e solo dopo tre strike perdi il canale. E in ognuna di queste cose hai un ricorso, una chat per i relativi problemi al canale, che ti spiega quasi sempre cosa hai sbagliato di preciso e che video era responsabile. Twitch? No. Su Twitch avevi influencer enormi che in un secondo sparivano nel nulla. Senza preavviso, senza sistemi di strike, senza sapere qual era il video incriminato, Twitch era bestiale. Chiudeva interi canali dove con YouTube te la saresti cavata con un video giallo. Twitch non comunicava un cazzo con i suoi utenti, era severissima nelle punizioni e divenne molto più censurata di YouTube. La parola simp venne proibita, i capezzoli maschili e femminili procuravano il ban, e il fatto che Twitch era così pessima a comunicare rese impossibile capire i suoi criteri. Ora, ragazzi, calmatevi un secondo per quello che sto per dire. Yandere Dev, oh mamma, è molto odiato da certe persone, ma non per questo tutto quello che ha detto o fatto è necessariamente sbagliato. E su questa cosa, oggettivamente, aveva ragione lui. Yandere Simulator venne bannato da Twitch nonostante tutte le cose sbagliate, tra virgolette, di Yandere Simulator fossero presenti in giochi che venivano streamati tranquillamente su Twitch. La tortura in GTA V, la nudità di The Witcher, le fotografie, l'ambientazione scolastica violenta, Danganronpa, tutte queste cose già viste. E Twitch stessa disse che seppure il gioco avesse corretto queste cose, non lo avrebbero riammesso. E ora proseguiamo con l'encittification di Twitch. Prima, se eri uno dei top streamer, avevi il 70% dei guadagni. Ora, solo il 50%. Questa era l'unica cosa in cui Twitch era superiore a YouTube. L'unica! E ora non c'è più!
Non solo, per gli streamer Prime era un incentivo enorme, perché non tutti hanno soldi, ma tutti hanno Prime di questi giorni, quindi tutti potevano fare una donazione al mese al loro streamer preferito, e poi magari si interessavano e iniziavano a dare soldi veri. Amazon questa cosa ha annunciato che la toglie, perché appunto ci perdeva soldi e ora dovete pagare. Infine, chi aveva Twitch Prime prima non vedeva le pubblicità e ora se le vedrà lo stesso e deve pagare un abbonamento extra, Twitch Turbo, per evitare le pubblicità. Quindi, lo schema qual è? Prima ti attiro, arrivando anche a perderci, e poi arriva la strozzatura per spremerti una volta che ti sei affezionato e ti rendo difficilissimo disdire. Signori, ripetiamolo, in ogni singolo caso che vi ho raccontato, Amazon non ha migliorato il suo servizio. È sempre lo stesso prodotto, ma tu ora paghi di più. Tu ora guadagni di meno. Tu ora subisci più pubblicità. End shitification. Il capitalismo etico, mettetevelo bene in testa, non esiste per definizione. O è capitalismo o è etico. Il capitalista, quando deve scegliere tra fare il tuo bene e guadagnare, sceglierà sempre guadagnare. Punto e basta. E Twitch così iniziò a perdere diversi utenti. Il famosissimo Ninja venne strappato da Microsoft con il suo Mixer e un sacco di influencer ritornarono zitti zitti su YouTube a fare live e io come un avvoltoio stavo lì appollaiato a guardarli tornare uno dopo l'altro e a riguardarmi i loro video di anni prima in cui decantavano le lodi di Twitch, invecchiati malissimo. Twitch ora è messa così male che ha licenziato il 35% dei suoi dipendenti e ha limitato le trasmissioni in Corea perché costano troppo i server lì. Quindi, come fa Amazon ad essere così potente? Dice il liberista. Perché evidentemente offre il prodotto migliore del pianeta e perché è frutto di un capitalismo etico, premiato dalla mano invisibile del capitalismo. Dice l'economista, il successo di Amazon deriva da tre fattori. Il primo, sfruttare all'osso i suoi lavoratori con ritmi di lavoro massacranti in cui non hanno tempo di andare in bagno tanto che pisciano dentro le bottiglie, tutto documentato, e pagandoli anche, c'è l'opzione, in azioni di Amazon invece che soldi veri. I lavoratori di Amazon sono messi così male che un decimo di loro vive di food stamps. Facevano lavorare i loro impiegati a 38 gradi di caldo, con le finestre chiuse per paura di furti, e durante il Covid li fecero lavorare extra, i lavoratori, per l'aumento di domanda. E porca miseria, non parliamo di sindacati. Mamma mia, i sindacati. Se anche solo ti azzardi a pensare la parola sindacato, non ti devi azzardare a pensare la parola sindacato in presenza di un dirigente Amazon. Gli diventano gli occhi rosso sangue. I sindacati, quella cosa che tutti gli studi confermano che quando sono presenti produce lavoratori più sani, meglio pagati, più sicuri e più efficienti sul lavoro? Beh, Amazon li odia, dicendo che preferisce avere un dialogo diretto con i lavoratori. Giustamente, il lupo vuole avere un dialogo diretto con le pecore. Amazon ha licenziato diversi dipendenti perché hanno osato minacciare di formare sindacati, monitorandoli e ingaggiando account per diffondere messaggi anti-sindacato. Secondo fattore di successo, l'intelligenza artificiale. Come Facebook, il core business non sono tanto le pubblicità del sito, ma le AI che studiano cosa compri e man mano che usi il loro sito e tutte le aziende che loro usano ti profilano e sanno cosa propinarti come pubblicità per massimizzare le vendite. Ora capite perché non è generosità quando Amazon offre eco a prezzi stracciati. Sono tutti dati, si rifanno abbondantemente. Il terzo fattore è il monopolio. Amazon, anche quando produce un servizio peggiore, ha comunque una leva di mercato gigantesca. Può chiedere sconti e privilegi alle aziende di consegna, ad esempio. Quindi il mito ottocentesco liberale, in cui ci sono due aziende e l'azienda migliore scalza quella peggiore, è un falso mito. Nel capitalismo l'azienda grossa vince contro quella più piccola e più efficiente. Ed infine, quando non riesce a batterli, Amazon compra la competizione e la obbliga a smettere di agire. Infine, Amazon lavora per fondare aziende in modo da essere totalmente autonoma.
le proprie linee di consegna, pensiamo come hanno decine di jet Boeing, cazzo pure tu Bezos, proprio dei Boeing ti dovevi prendere, e i propri server di cloud gaming, monopolio orizzontale e verticale. Ma ora parliamo di come l'impero di Bezos si sta espandendo, per approfondire questo terzo punto. Bezos ha un'azienda chiamata Bezos Expeditions, con la quale cerca aziende promettenti e o ci investe oppure se le compra direttamente. Lui stesso investì in Google agli inizi. Come molti miliardari, anche Bezos sogna la longevità e è co-proprietario della Altos, un'azienda che spera di riprogrammare le cellule per far ringiovanire il corpo. Che bello, non solo miliardari potentissimi, ora miliardari potentissimi che vivono centinaia di anni. Cyberpunk 2077 sempre più vicino, ragazzi, ci siamo quasi. Bezos possiede dunque l'editoria per produrre libri, possiede Amazon per venderti libri, possiede Kindle su cui farti leggere i libri, possiede Audible su cui farti ascoltare i libri, possiede Goodreads per recensire i libri, possiede Amazon Hub Locker dove immagazzinare i suoi prodotti per l'attesa, possiede Amazon Maritime e Prime Air per portare i prodotti tramite navi, aerei e droni. Amazon ha persino comprato Zoox, un'azienda di macchine teleguidate. Possiede negozi fisici, ossia Amazon Go, che sarebbe un negozio senza impiegati. In pratica tu entri, identificandoti con il tuo codice Amazon, e le telecamere monitorano tutto quello che prendi dagli scaffali e poi ti fanno pagare online in automatico quando esci. Amazon si è comprata la licenza per aprire negozio di liquori addirittura. Amazon aveva pure un contratto di esclusiva con Toys R Us. Amazon possiede Amazon Music per competere con Spotify e far ascoltare la musica, possiede Prime Video e Twitch per produrre contenuti da guardare, e possiede Internet Movie Database, che è una specie di Goodreads dei film. Ed infine Amazon si è comprata la sua maggiore rivale araba, ossia Souq. Ma Amazon non si limita a vendere i prodotti altrui, con Amazon Basic vende anche prodotti propri. Ennesimo conflitto di interessi, ennesimo monopolio verticale. Signori, questo è un monopolio, parliamoci molto chiaramente. E come se tutte queste cose non bastassero, vi porto altri due dati. Hanno pure un servizio per salvare le fotografie, Amazon Photos, e Bezos si è comprato il Washington Post, che da allora ha iniziato a fare un botto di articoli pro miliardari, critici delle tasse, critici del welfare state. Compresi articoli in cui si dice che i ricchi dovrebbero avere più ruolo nella decisione del presidente degli Stati Uniti. Cyberpunk 2077 puro. Tra l'altro, quando il Washington Post fece un articolo sull'omicidio di un suo giornalista da parte del governo saudita, i sauditi hanno tentato di hackerare il cellulare di Bezos. Nel 2000, Bezos ha creato Blue Origin, parte della corsa allo spazio dei privati americani, in cui il suo principale rivale è Elon Musk. Blue Origin, a differenza di SpaceX, ha un tasso di successo estremamente più alto, ma non ha la stessa nicchia di mercato. Blue Origin si occupa di industria spaziale, con un prezzo da capogiro, $300,000, mentre SpaceX si occupa di satelliti e Virgin Orbit si occupa di turismo spaziale. Il piano di Bezos è quello di colonizzare altri pianeti, svuotare la Terra e rendere la Terra un parco naturale. Mi pare un'idea simpatica, ma non capisco perché rendere la Terra un parco. Cioè, perché abitare un pianeta è sbagliato? E allora tanto vale non terraformare neanche gli altri pianeti e trasformare tutti in parchi, ma allora noi dove stiamo? Cioè, io invece dico, terraformiamo e traiamo bene da tutti i pianeti e trattiamo bene tutti i pianeti, Terra compresa, tutti i pianeti dovrebbero essere solarpunk. Blue Origin ha avviato due programmi degni di nota, Orbital Reef, ossia una base spaziale privata stile Disco Elysium, Cyberpunk, sempre, siamo lì, ormai sempre più, e Blue Moon, con cui intende trasferire tutte le industrie pesanti dalla Terra gradualmente sulla Luna, dove vi ricordo che c'è il preziosissimo Helio 3. Ok, Morte Bianca, hai vinto tu. Sì, è vero, Amazon non è la migliore sul mercato e il suo dominio nasce da un contesto di privilegio, fortuna, riciclare idee, encettification e monopolio. Però magari Amazon paga tante tasse, quindi più è ricca, meglio per noi, no? No, Amazon non paga quasi niente di tasse. Quasi niente. Grazie ad una serie di trucchetti, tipo andare offshore, utilizzare capitale speculativo da dotazioni, ritirare deduzioni perché fanno un minimo di ricerca, Amazon riesce a non pagare quasi nulla di tasse e tutto quel benessere estratto dai clienti e dai lavoratori dunque non ritorna a noi cittadini. Stando alla recensione di Fair Tax Mark del 2021, Amazon era la peggiore azienda in termini di tassazione. La peggiore.
Ok, Morte Bianca, Amazon non fornisce necessariamente il miglior servizio, non paga quasi niente di tasse e i suoi lavoratori non se la passano benissimo, ok. Però magari fanno tanta beneficenza? Magari Bezos sarà un capitalista etico? Magari userà tutto quel denaro per fare tanto bene? Sì, sì, hai proprio ragione, diamo poteri assoluti a quel politico, così farà anche cose buone. È lo stesso ragionamento, solo in ambito economico. Bezos è l'unico, citando fonte enciclopedica, dei 5 grandi miliardari a non voler dare la maggior parte del suo lucro netto in beneficenza. Inoltre, come vi ho spiegato molte volte, quando i miliardari, anche Bill Gates, donano in beneficenza, raramente lo fanno per disinteresse. O investono in qualcosa che gli darà un ritorno economico, come Zuckerberg, che investe per dare internet in Africa. A lui costa quasi niente, però poi avrà un botto di utenti in più su Facebook. Oppure ricevono comunque delle enormi deduzioni di tasse, il tutto per una percentuale minuscola del loro lucro, che stanno loro a decidere in cosa va e in cosa no. Quindi pure se Amazon donasse tutto quanto in beneficenza, sarebbe comunque sbagliato. La beneficenza è arbitraria, disordinata. Serve invece un welfare state. Ok, Morte Bianca, hai vinto tu, ma sicuramente Amazon è un baluardo di libertà individuale contro l'oppressione statale. Ti prego, pipita. Se chiedi ad Alexa... Ah, davvero? Permettimi un esperimento. Alexa, tu fornisci informazioni alla CIA? Quelli di voi che hanno Alexa in casa noteranno le risposte. È molto evasiva. Amazon ha un contratto da più di 500 miliardi per offrire cloud computing alla CIA. Amazon ha offerto software di riconoscimento facciale per il controllo migratorio in America. Ma non solo gli Stati Uniti, Amazon ha tolto prodotti LGBT nei mercati degli Emirati Arabi Uniti. Quindi, care corporation, quando c'è il Pride Month, abbiate la decenza di tacere. Se poi ogni volta che si è parlato del vostro interesse avete sempre contribuito alla censura della community LGBT, non avete sacrificato niente. Ma oltre a collaborare con la CIA, e oltre alla censura araba, c'è anche quella cinese. Su richiesta del governo cinese, Amazon ha censurato le recensioni di un libro su Xi Jinping. Infine, Israele ha fornito, infatti, ad Israele l'intelligenza artificiale per controllare le sue frontiere. In tutto questo, Amazon spende un sacco di soldi in lobbying per fare in modo che il governo faccia leggi a suo vantaggio. Oh, per carità, almeno Bezos ha fatto lobbying per supportare i matrimoni gay, spendendo 2 milioni, che per lui sono tipo 2 centesimi. Insomma, questa mia rubrica sui miliardari, io vi mostro quanto sono caduti in basso i miliardari. Da Bill Gates siamo passati a Bezos, e da Bezos siamo passati a Musk. Ogni volta ti viene quasi la nostalgia per quello che veniva prima. Il conservatorismo estremista di Musk ti fa rimpiangere il professionalismo calcolatore di Bezos, e il liberismo sfrenato di Bezos ti faceva rimpiangere Bill Gates, che quantomeno promuoveva lo UBI e l'aumentare le tasse ai ricchi. In particolare, Amazon ha creato Alexa, una intelligenza artificiale, il cui mainframe, lo Zefram, è una citazione a Star Trek, che dovrebbe rivaleggiare con Cortana e ChatGPT di Microsoft, Siri di Apple, Grok di Musk e Llama di Facebook. E hanno prodotto anche degli speaker per comunicare con Alexa, ovvero sia Echo. Tra l'altro hanno introdotto Echo Look, che in pratica ti fa una foto così puoi vedere come stai. Ma scusa, uno specchio? E comprarsi uno specchio, hai pensato? Farsi un selfie, per dire? Tra l'altro Echo Look usa un qualche tipo di algoritmo per giudicare i tuoi vestiti. Cazzo, siamo alla pura distopia cyberpunk, mo pure le macchine ti diranno che sei brutto o brutta. Ma porca di quella puttana! Siamo finiti come specie, ragazzi. Oggettivamente siamo finiti. Con Echo e Alexa, Amazon programma di poter gestire la domotica di casa tua, tanto che hanno pure prodotto dei robottini. Gli Astro, capaci di muoversi per casa. Oh, che carini. E hanno anche comprato Ring. Ring sarebbe una specie di citofono domotico con la telecamera e col microfono, per sapere chi sei da dentro casa, chi è che sta citofono. Avete capito, no? Ebbene, grazie a Ring, Amazon propone di mettere anche delle consegne, in modo che il fattorino può entrarti in casa, se è autorizzato dal proprietario, anche quando il proprietario non c'è. E sì, Ring ha passato le sue registrazioni alle forze dell'ordine, ora non lo fa più.
Sì, i governi si sono già piegati dando informazioni sanitarie ad Alexa, il che, considerando che Amazon si è comprata delle farmacie, PillPack, rileva un enorme conflitto di interessi. Però Amazon non ha abbandonato il suo core business dei libri. Infatti Bezos creerà il Kindle, cioè un tablet specializzato nell'e-reading. Io stesso ho elogiato a profusione il Kindle, lo dico anche per quei commentatori che inevitabilmente arriveranno per dire che io vedo solo il bicchiere mezzo vuoto, che cerco il pelo nell'uovo, eccetera. Il Kindle, con la sua luce specializzata e gentile sull'occhio che simula la carta, con il suo poter contenere un botto di libri in uno spazio minuscolo perennemente illuminato, con la possibilità di cercare le parole sul vocabolario, di fare annotazioni e segnalibri all'infinito, è effettivamente un ottimo prodotto, alzo le mani. Non a caso nel 2011 Amazon ha dichiarato che vendono più libri in digitale che in fisico, perché quello è il futuro, ragazzi, piaccia o meno. Sulla base del Kindle, però, Amazon ha poi creato nel 2011 il Fire, cioè un tablet vero e proprio, e nel 2014 da questo trassero uno smartphone, il Fire Phone. Furono questi qui dei fallimenti, bene o male. Ma Amazon non si limita a vendere libri, bensì li pubblica anche. Hanno infatti creato il Kindle Direct Publishing, che permette a chiunque di pubblicare libri indipendentemente, lasciando il 35% ad autori ed editori, salvo poi permettere il 70% in alcune condizioni, mi pare di aver capito. Forse poi hanno cambiato. E come al solito, tutto deve diventare un abbonamento mensile, Prime Reading, che include un sacco di libri. Non abbastanza per farmi abbonare, vi dico solo questo. Oltre ad avere il più grosso marketplace di libri digitali, hanno anche Comixology, che è la stessa cosa ma per i fumetti, che hanno di recente proprio fuso con Kindle. Nel 2009, Amazon ritirò gli ebook comprati della Fattoria degli Animali e di 1984 e venne accusata di aver censurato dei libri pericolosi anticapitalisti, togliendo qualcosa che prima era tuo perché tu non possiedi più niente. Adesso farò una cosa parecchio controtono per questo video. Difenderò Amazon, perché Amazon di cazzate ne ha fatte parecchie, ve ne ho raccontate molte, questa non è tra quelle. Primo, Amazon non ha rimosso quegli ebook perché erano sovversivi, ancora oggi li vende tranquillamente, semplicemente ci fu un problema con le licenze. Amazon non aveva colpa, il copyright è sbagliato, ok, ma non è certo Amazon ad averlo creato. Secondo, Amazon ha rimborsato in denaro o in buoni i clienti affetti. Terzo, Amazon successivamente si è scusata per quello che è successo, garantendo che non sarebbe ricapitato. Raga, tante critiche si possono fare ad Amazon, non questa. Qui Amazon si è comportata in maniera impeccabile, rispettando la legge e per giunta cercando di migliorarsi. Lo facesse sempre in ogni ambito di cercare di migliorarsi, sto video durerebbe 5 secondi. Ora, qualcuno ha proposto, tenetevi forte, voi non siete pronti a sentire quello che vi sto per dire, qualcuno ha proposto di sostituire le biblioteche con Amazon. Sì. Lo hanno proposto seriamente. Si tratta di una proposta, per tutti i motivi elencati oggi, completamente priva di senso. Le librerie sono gratuite e dunque chiunque, dal più povero operaio al più ricco Jeff Bezos, può leggere gli stessi libri e chiunque può donare i propri libri aumentandone le dimensioni e chiunque può venire qui e farsi un'istruzione che gli sarà utile nel lavoro. Queste non sono opinioni mie. Lo YouTube Stacks and Facts, in un video su questo tema, citava proprio uno studio, che vi lascio in descrizione, che lo dimostra. Ogni singolo euro speso in biblioteche ritorna molto di più in ricircolo economico. Invece i Kindle sono a pagamento, quindi non tutti vi avrebbero accesso. Le librerie offrono un posto dove studiare con wifi gratuito. E lo sapete anche voi. Lo sapete anche voi che ho ragione, come lo so io, lo sapete voi. Che se davvero privatizzassimo le biblioteche, entro 5 secondi avremmo il piano base con la pubblicità, invece del silenzio meditativo delle biblioteche, il piano prime che paghi per non avere le pubblicità e avere una parte dei libri, il piano premium in cui hai tutti i libri però te li devi prenotare e stare in lista d'attesa per mesi, ed infine il piano ultimate per avere tutti i libri subito, e ogni due mesi i prezzi di sti abbonamenti del cazzo aumenterebbero e poi dopo un po' di tempo salterà fuori che le pubblicità te le infilano dentro lo stesso. Signori, che non vi sia confusione alcuna. Ci sono alcuni campi dove non è dibattibile la presenza dei privati, perché essa è vietata.
campi come le forze dell'ordine, la sanità, l'istruzione, le biblioteche, i trasporti. In tutti questi campi il pubblico è universalmente meglio del privato. La centralizzazione coordinata infinitamente meglio del caos individualista. Questo non vuol dire che negli altri campi il privato abbia senso. Si può dibattere, ma in questi campi il privato non deve azzardarsi a entrare, neanche dalla porta sul retro. Questo video non è fatto per farvi sentire in colpa se usate Amazon, come il mio video su Meta non era fatto per farvi sentire in colpa se usate Facebook, o il video su Musk se avete un profilo Twitter. In tutti questi casi è l'azienda a scegliere come comportarsi, non è colpa della gente comune, che non ha mai deciso questo, e ricordatevi che rispondere «Votiamo col portafogli» significa dire che chi ha più soldi vota più volte. E anzi, spesso queste aziende sono oligopoli, quindi non avete neanche scelta nell'usarle. E non c'è nulla di male nella convenienza, anzi sarebbe assurdo che dobbiamo essere noi persone comune a sobbarcarci qualcosa mentre i ricchi si comprano la terza Ferrari. Da qui il concetto di mancia, che è una vera e propria estorsione. E questo video non è neanche un tutto fa schifo, ho riconosciuto dove è necessario i vantaggi di Amazon sulla concorrenza, come per il Kindle, che reputo genuinamente un ottimo prodotto, come feci per Musk e come feci per Facebook. Siamo nel capitalismo e dunque giochiamo secondo le regole del capitalismo. Dire ti lamenti della società eppure vivi seguendo le società, curioso, sono estremamente intelligente, non è un'argomentazione, è solo un appello all'autorità. Quindi, come quando feci il video su Facebook pubblicizzando la mia pagina Facebook e il video su Twitter pubblicizzando il mio profilo Twitter, vi lascio il link Amazon al Kindle in descrizione e vi ricordo il mio canale Twitch. Se i miei video ti piacciono, dai un'occhiata al mio Tipeee, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio di premi. In descrizione trovate anche il mio merchandising. Se questo video ti è piaciuto, ti invito a mettere mi piace ed iscrivetevi a questo canale. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.